Ciao a tutti ragazzi, il video di questo video vi potete vedere su Lego Jurassic World e oggi iniziamo The Lost World, dove ci porteranno... Oh, Alan, ti prego. Grazie, andiamo. Ecco qua. Oh, che succede? Bene, professor Malcolm, è qui per ricordare vecchie storie con mio zio? Ero lì, so Ah, cosa è successo, e già... anche lei. La Angel è mia responsabilità ora, professore, e difenderò gelosamente i suoi interessi. Certo. Tanto sappiamo che fine fa. Chi è Lei aveva ragione, io torto. Se la aspettava questa frase da me? Isla Nublar era soltanto una John. vetrina per turisti. Il sito B era la fabbrica degli animali. Stava a Isla Sorna. Qualche settimana fa, una famiglia in crociera Ma sugli dove hanno yacht preso quel polpo? si è imbattuta nell'isola. Bella, Il bella foto. consiglio ha usato l'incidente per togliermi il controllo della Ingen. Quello è D'accordo, così c'è bassissimo. un'altra isola con dinosauri, senza recinti stavolta. E lei vuole mandarci delle persone? Mi servono delle fotografie di Ah, quegli c'è sta animali. Sara là. Avrà contattato Sara. Se la Sì? caverà benissimo. E mi creda, la squadra di ricerca. Non è più una spedizione di ricerca, è un'operazione di salvataggio e parte in questo istante. Subito, appena ha sentito Sara. Ah, no, non va bene che sta là. Dobbiamo salvarla. Oh mio Dio. Oh, già Non puoi iniziamo con le anticipare di ferite, 2 giorni la ok? scadenza e Maiali. aspettarti che sia pronto. Non sono attrezzato. Io spedirei quel fuoco se fossi voi. Ah, Non ho si spegne da collaudato solo. niente di questo. Strano. Ma come è uscito il fuoco lì? Oh mio Dio. Ok. Penso che non andrà bene la storia, dato che. Sono. Come si chiamava questo? Non mi ricordo il nome, non mi rimetto. Eddie, giusto, Eddie. Mi veniva Udesky, ma Udesky è del 3. Pure il signor Eddie fa una brutta fine in realtà. Cosa ci sta qua? Che cos'è? Disegnino. Ah, no, serve Ian. Ah, perché la teoria del caos. Vediamo. Ok, ok, ho capito come funziona. Allora, come seleziono? Così, così, così e così. La teoria del caos ti ha aiutato a prendere un orsacchiotto? Fantastico. Questo ci servirà tipo per... Cos'è? Un gonfiatore, sembra? Cosa del genere? O un generatore? Non lo so. Che cos'è? Ah, no. Quelli sono i cosi della pittura, là. Forse sì. Oppure un frappè. Pure il frappè non mi dispiacerebbe, in realtà, Vediamo un po'. Sentiamoci sopra. Cosa succede? Ok, non sembra. Ah, ok, no, no, ecco. Ah, sì, dovevamo dipingere, però è rosso. Buono, eh? Posso fare che colore voglio io? No, penso che serva verde. Ecco, appunto, esatto. Hai ragione, hai ragione. E c'ha pure lui ragione, non è stato lui. Oddio, che succede? Perché non riusciva a camminare? Ok, hanno ragione effettivamente, deve essere verde. Ok, qua, che ste foto? Sì, ragazzi, ma che ci fate qua? Posso salire là sopra? Stanno dei soldini, vorrei prenderli. Non posso salire. In un modo o in un altro ci arriverò. Ah, visto? Parkour! Oddio. Ah, mancano le rute là. Vediamo, aspetta. Ah, certo, ovviamente soffri di vertigini lui. Ah, lo prendiamo noi lo pneumatico, non si preoccupi. Un attimo, è tempo di rompere il vostro garage. Cambiamoci il colore già. Ah, e là stanno lì i pneumatici. Giriamo, e allora devo fare giallo, rosso, no, serve giallo e blu. Giusto? Questo è un altro giallo, non mi serve blu. Qua, verde. Ok, perfetto. Abbiamo fatto il verde, ma ci posso saltare sopra e pompare la vernice, così non gli diranno niente a quel povero ragazzino. Dai, su. Quanto bisogna pompare? Se facciamo un bel salto. Ah, faccio il salto pesante. Ecco qua, così c'è il colore giusto. Guarda che bella, sta verde. Ottimo lavoro, ragazzo. Posso rompere qualcosa ora? Che fa? Ah, la guida? Se mi investe? Ah, ok, no, non guida, peccato. Non so perché in questi giochi voglio sempre farmi del male, ragazzi. Non fatelo a casa, mi raccomando. Qua, prendiamo lo pneumatico e ci serve, posso rompere gli altri. Oh, c'era un cosettino blu, hai visto? Rompiamoli, vai, tanto sono troppo piccoli per le nostre cippone. Questo è rotto. Oh mio Dio, perché li spostiamo così? Non potevamo sollevarli, no, dobbiamo esagerare noi, giustamente. Aspetta. Ho capito, poi mi serve la chiave inglese.
Aspetta, iniziamo a mettere questi. Ah, vanno gonfiate allora? Cioè, questo a che serve? Ah, si vanno gonfiate, ok. Aspetta. Ok, vai. Gonfiamo. Ah no, ok, questo gira e basta. Pensavo che si via. Oh, c'era un segreto. Ah, vedi, non mi ricordavo proprio questa cosa. Pure questo l'ho giochicchiato in realtà, questo Jurassic Park. Solo che non l'ho mai finito. Mi fai scendere? Grazie. Questo era proprio l'ultimo che giocai prima di staccare il gioco, perché volevo portarlo con voi su YouTube. Ecco qua, vediamo un po'. Ah, ok, me lo fanno loro, fortunatamente. Almeno sono un po' utili. Vediamo un po', dai ragazzi, non fate casini. Perfetto. Come una scheggia? Una scheggia... infatti! Cioè, la gomma come fa a fare una scheggia? Oh, hanno rotto tutto quanto. Certo che abbiamo dei dipendenti molto, molto, molto professionisti, Posso saltare all'altro lato come ci sta questa sopra? Mi fa saltare più? Ah no, quando sono qua sopra non posso saltare. Che cosa sarà? D'altro mi penetro dentro la macchina. Ian Malcolm può farlo, ragazzi. Il potere del caos. Ci pensate per il superpotere di Ian Malcolm è il caos. Vediamo se posso ripararla. Pensa che mi serve più Eddie che Ian. È un attimo, aspetta. Ah, devo tenere premuto, ok. Ma come un maglio? Come vuoi riparare la macchina con un maglio? Un gattino. Di che? Ah, questi si spostano, peccato, volevo farmi così. Oh, Ian, che è successo? L'hanno investito veramente, Ian. Oh, furgone, blindatissimo. Oh, bellino. Attenzione a dove guidi. Grazie per l'avvertimento. Ah, Nick, eccolo. Nick Van Owen, questo è Ian Marco. Mm. Nick è il nostro fotografo. Vabbè, più che fotografo, in realtà ha un altro ruolo il signor Nick, Noi non diciamo niente perché è spoiler, ma sappiamo che è un altro ruolo. E c'ha tipo, come si chiama, la pinza? Sì, c'è una pinza a pappagallo. E devo aprire direttamente qua, esatto, il cancello. Aspetta, me lo apriamo allora. Non ti preoccupare, io c'ho di meglio. Un piede di porco. Ecco qua. No, no, io no, è il lavoro vostro, vi paghiamo. Voi non fate bene il vostro lavoro, non è colpa nostra. Dobbiamo riparare il furgone grande, diciamo. Joe, il meccanico, ma ci penso io, non ti preoccupare. Ma... qua sono davvero... non lo so dove li abbiamo presi, questi tizi. Sono davvero pena. Un caffè, guarda, non lo so. Poi ci rompo il tavolino, aspettate, io prima le cose qua. Ci rompiamo il tavolino, proprio per cattiveria. Non si beve sul lavoro! Qua! Qua! Adesso? Continuano a bere, proprio non se ne fregano niente, fantastico. Tanto li paghiamo lo stesso. Qui c'è un osso. Ah, è un pesce! Ah, posso ripararlo? Ah, serve Alan, perché sono ossa, vabbè. Allora non possiamo fare niente, che Alan non c'è. Un po', vai. Ah no, devo premere nel momento giusto con la pinza a pappagallo. Abbiamo pure questi qua. Perfetto. Dobbiamo riparare questo e mi serve lui perché c'ha la chiave inglese. Vai Eddie, vai. Bravo, bravo, così si fa. Proprio colpisci la cattiveria. Ok, esce delle scatole con dei bersagli che io devo sparare. Perfetto, ok. Ah, siamo a un poligono di tiro adesso, ragazzi. Questo posto è pieno di sorprese. Vai, facciamo tutto quanto insieme. Beh, sicurezza dato, ragazzi. Non vi preoccupate, non si è fatto male nessuno. Solo delle scatole. Vedi? Vedi, perché tu pensi alla sicurezza. Non sempre bisogna pensare alla sicurezza. In realtà sì, sarebbe importante. Però non in questo caso, non in questo caso. Vai, spingi, spingi. Sì, sì, se mi dai una mano, magari tu guarda. Non se ne frega niente quello. Bella barba, però, bravo. Ecco qua. Ci siamo quasi. Perfetto. Ah, così questa è il. Come si chiama? Tipo l'ascensorina portatile. Che è la Tanalta, ecco, esatto. Si chiamava. L'altezza giusta per trasformarsi in un boccone. Assolutamente, a portata di mano. In realtà arriva molto più in alto di altri nodini. Vai, salite, ragazzi, un momento. Posso cadere? No, volevo buttarmi, mannaggia. Vabbè, fa niente. Ti riprovo la prossima volta. No, no! Ian! Ian! Dove vai? No, si sono presi a Ian! Sali! Sali, Ian! Ma guarda te, non lo so. Volevo farlo io, non tu! Pure le AI pensano come me. Non sono molto intelligenti. Guarda, continua a farlo! Chi è? Ah, no, ok, no, è da solo. È automatico, allora, è automatico. Ecco, perché è rimasto incastrato, poverino.
posso uccidere questi qua seduti. Vai, lavora! Lavora, ti rompo tutto! Non muore, no? Lo posso sparare all'infinito pure a questo. Violenza sul lavoro. Voglio evitare. Questo lo posso sparare, no? O lui non lo posso sparare. Mi sembra strano. E giustamente, tipo di Jurassic World. È un po' strano, però vabbè. Questo lo posso aprire tanto con lui. Vai, con la pinza pappagallo. Ottimo! Sti così nascosti sono semplici da trovare qua, strano. Ce ne sarà di sicuro uno che non posso prendere, però... Tipo, mi sa che questa parte qua con il fumo non la possiamo fare con loro, vero? E appunto, ci sta il fumo. E infatti, ecco qua. Ah, ho subito pure danno, ottimo. Allora, evitiamo. Però... No, perché non la posso sparare. Mi sa che la cosa da fare è sparare questa cosa qua blu. E quella poi apre qua e si spegnerà il fumo. Però giustamente non la posso fare con ET. Anche se in realtà c'è un'arma vale l'altra, penso in teoria, però. Dettaglio. Ah, è così il laboratorio. Ragazzi, dovrebbe avere il tetto. No, non ancora. Cioè, no, in realtà no. Non sarebbe una brutta idea, anche se, oddio, in realtà è meglio progettare un tetto e basta. Per sicurezza, sai com'è che gli animali subito lo aprono poi, se è apribile, appunto, basta che lo tirano un po'. La forza di un T-Rex poi è davvero portentosa, quindi... Nemmeno questo lo posso sparare, scommetto, perché appunto c'ha il simbolo di Jurassic World. No, cose poi, ci posso entrare dentro, boh, ha una capsula, una criocapsula. No, quindi dobbiamo riparare questo tetto. Ma vediamo un po' come fare. Abbiamo tutte queste cose, forse ci stanno le cose che ci servono. Direi proprio di sì. Vediamo un po' cosa costruiamo. Ah, il resto del tetto, giustamente. Ecco qua. Però, ah no, sono delle scale. Pensavo per il resto del tetto, non so perché, però sono delle scale molto avanzate in realtà. Ok, vediamo di salire sopra le scale adesso. Le scale molto moderne. E qua mi servi te. Vai, bravo. Vai, Eddie. Perfetto, vai. Accendiamo questo computer. Posso usare io, sì? Carino, posso usare vero la mano? Posso prendere qualcuno? Mi sa di no, perché comunque c'è a poca distanza. Ecco, se ci siamo. Mettiamo il tetto a posto. Certo che ci mette un po' a alzarsi, eh. Ecco qua, perfetto. Sì, si fa, devo fare io, ok. Ma solo c'è qualcosa. È la zona che potevo raggiungere con le pedane, vabbè. E beh, ora sì che si raggiuna. Ecco qua, siamo pronti? Che cos'è? Carta igienica, ovviamente, è importante. Oh, Kelly, amore mio. Sei qui, perché ci hai messo tanto? Non trovavo il taxi. Tesoro, non fa niente. Ora, senti, ora devo dirti... Il maiale a che serve? Parlarti. E tu dove vai? È solo per qualche giorno. Non partirei se non fosse... Attenzione al bagno, attenzione al bagno. Oh, attenzione pure tu al bagno. Oh mio Dio, è niente, niente bagno per noi. È vero, mo lei entra qua dentro di nascosto. Oh, guarda quanta roba. Che forza. Non dovresti essere qui. Eccola qua, la Sorna. Tutti i simboletti dei vari animali. Ah, già siamo partiti, perfetto. Attenzione, c'è la carta igienica là. Maiale che scappa sempre. Siamo solo noi su sta barca, non ci dovevano stare altre persone. No, stiamo solo noi alla fine. È il capitano, penso, della nave. Il maiale! Non buttarti a mare! Ok, bravo. Eccoci qua, nell'isola. Ho inserito un sensore nel satellitare della dottoressa Harding. Dovremmo ricevere dei dati. Vediamo subito se sta qui. Dovrebbe essere qua vicino però lei. Guarda, poi fa le foto lui. Fatemi salvare qua, così posso pure romperlo. Che bello, quando salvi poi lo rompi dopo. È una cosa abbastanza divertente. Tanto una volta che hai salvato non ti serve più effettivamente. Quindi vai, mai più salvataggi. Una bella rana. No. Ah, stanno i compi, già mi ha detto. Ok, fantastico, cos'è questo? Ah, niente di che. Compi! Vai, aio! Maledetti compi! Ma combatto solo io, gli altri non si sono fregati proprio. Ah, qui c'è una bella montagna di merda. Ti piace molto a Ian? Oddio, piace molto, insomma, avete capito però. Guarda che carine quelle rane. Ah, quindi questa non la possiamo toccare, direi. L'ava sparato, c'è cioè, tipo un uovo blu. Che cos'è là sopra? Vediamo un po' se riusciamo a aprire questo. Con la... col piede di porco. Ecco qua. Ah, beh, questa è la zona buia che ci può andare Ian. Attenzione, compi! E ratti. Aspetta, iniziamo a mettere prima te. Vediamo di sparare questo uovo. Ah, ok, un'altra cosa di... ehi, quanti soldi! Adesso mi serve Ian, però, che deve andare nel buio. Non penso sia qua dentro.
Ah, pure gli altri devono passare qua. Ah no, li prendiamo di sicuro una specie di ponte. Posso prendere questo, grazie? Aspetta, vediamo un po' prima di far salire gli altri. Ah, penso che serva quell'albero lì in realtà. Vediamo un po'. Dovrò farlo cadere in qualche modo. Vediamo se lo colpisco. Ah no, che okay, no, devo solo riparare. Ok, perfetto, vediamo. C'è un coso che si abbassa, che serve? Ah! Ok, giustamente, abbiamo creato un peso. E questo qua lo dobbiamo abbassare in due, penso, direi. Tanto vabbè, gli altri appena mi appendo si mette qualcuno dei due. Vai ragazzi, forza, mi serve un contrappeso. Ok, adesso uso a Eddie. Ah no, che basta che... Beh, potevo usare pure gli altri a quanto pare. Ah, non posso più risalire. Ah, devo far scendere a loro. Eh sì, lo volevo questo, mi dispiace. No, Ian, voglio Ian, grazie. Ok, perfetto, vai. Ah, vedi che dovevo usare l'altro personaggio. Pensavo che erano scesi loro, non so perché. Ecco, ma adesso ho visto pure l'uovo là. Bastiamoci questo. Perfetto. Usiamo gli altri, però, semmai. Ma ci spariamo quelle cose là, così ci abbiamo pure l'uovo. Cos'è? Cos'era? Uno stego? Cosa di grosso? Molto grosso, direi. Lo stego è davvero grosso. Iniziamo a sparare qua. Perfetto, abbiamoci pure i soldi. Questo non lo possiamo fare. Attenzione, coppi! Maledetti! No! Vai via! Vai via! Guarda, gli altri non si replicano proprio. Attenzione, altri coppi! Mi sa che devo chiudere tipo il nido. Ah, ecco, appunto, li abbiamo proprio chiusi dentro. Proprio a cattiveria. Poverini. Penso che usciranno da un altro lato. Questo lo posso rompere. Ah, no, devo usare, mi sa, questo per romperlo. Vediamo un po'. Oh, attenzione. E ci ossiamo qua. Sì. Non saprei come descriverla, sinceramente, questa cosa. Ah, è tipo un'ascia? Oh mio Dio. Ma che cattiveria, wow. Se qualcuno si mette avanti là. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, sì, lo faccio male, oh no. Ecco, penso che mi serve... sì, è... Cos'è, una calza di Jurassic Park? Bellissimo. Ah, no, un calzino di Jurassic Park. Qua li voglio prendere pure i calzini di Jurassic Park. Penso che tanto li trovo. Tante Sara. Questa è l'isola delle Sara. La isla Sorna. Quindi insomma. Però è vicino a Sara, vedi? Un bel trampolino di foglie. Questo lo devo appendere, mo. Se serve qualcun altro, ragazzi. Dai, salta. Ma non salta, lo so appendere, sì. Attenzione, attenzione, cade. Oh mio Dio, di poco. Questo poi, vabbè, è bello pure a giocare in due giocatori, questo gioco, ovviamente, come tutti i giochi Lego, sono molto divertenti in due giocatori. Trovarsi all'incirca qui. Infatti penso che stiamo vicino alla scena del piccolo di Stego, eh? Tutte quante pure. Eccolo qua, lo Stego. Questo è magnifico. Molto carino, sì. Ah, che sì. Bellini. È così che si... Ah, sì. Ma poi si arriva alle grida e alla fuga in massa. Purtroppo... È vero, però se la cosa è gestita bene, in realtà... Jurassic World... Oh mio Dio! Guarda, guarda quanti compi... Vai, proprio ci ho dato un calcio a quello! Vai, proprio a cattiveria... Guarda che calci che ci dà Ian! Ah, c'è un altro uovo, attenzione, vai, spara, 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 Eddie! Prendi l'uovo... No, solo l'uovo Leo, però va bene così... Perfetto! Qua servirebbe Ellie Sattler su quel coso, penso... Fantastico, pure vero sopravvissuto, gente... Perfetto, vediamo se posto... No, penso che non lo posso scavare. Non è che magari tu c'hai una pala? Nessuno c'ha una pala. Vai, ce la puoi fare, vai, vai, vai. Però non so perché i sassi c'hanno tipo delle maniglie sopra, ma va benissimo così. Devo farci la fotina? Ah sì, quello fa la foto. Ecco, guarda che bella sta foto. Vai, ancora, ancora. Siete molto fotogenici, vai. Oh mio Dio. Anche se non si usa il flash sugli animali. Oh, eccola, bellissimo. Ci ha fatto un jumpscare. Credevo che neanche in un milione di anni ti avrebbero convinto. Diciamo che non è proprio stato convinto da... Oh, da Hammond, dicevo. Hai visto gli animali che sono passati? Molto carini, eh? Vorrei fotografare il nido. Sì, però facciamo attenzione, sono pericolosi. Ma ci dovrebbe essere piccolino. Eccolo, guarda che bellino. Restate qui. Sara, c'è un ciuccio? Ho visto bene? Sara è troppo vicina. Sa quello che fa, dai. Oddio, che cos'è? Perché stanno i giocattoli per bambini? È bellino.
È proprio bellino. Guarda che occhioni. Non i flash. Ah sì, infatti ricordo che... Esatto. Boss fight! Sì, vabbè, questa è la scena dei... Esatto. Scherzavo, non penso che una... Oh mio Dio, è una boss fight veramente? Come lo colpisco? Proteggono la loro creatura. Aspetta, aspetta. Ah, come li devo colpire? Devo usare a lui. No, siamo solo in due. Come lo colpisco? Aspetta. Oh, guarda, stanno qua i giocattolini. Che bellini. Ripara, ripara. Vai, veloce. Attenzione, Sara, oddio. Povera Sara. È stata presa. Posso entrarci qua? Ah, oh, sì. E serve a... Ah, perché adesso lo faccio colpire dallo stego. I giocattoli del bambino, no! Non te li hai pagati, poi. Hai spa... Shooter! Ah, no, che dobbiamo... Semplicemente... Oh! Vabbè, giustamente l'assordiamo, ha senso. Attenzione la coda! Sempre. Oh! Ah, c'è un'altra cosa che devo riparare. Così mi metto dentro e fa la stessa cosa di prima. Ma una curiosità, posso farti rompere questo se mi metto davanti? Perché vedo tutte queste cose, di solito queste le rompono i traico, penso pure questi a questo punto, no? Se vieni qua e me lo rompi... Oh mio Dio. Ah, ok, sì, avevo ragione. Solo che, esatto, ti rischio pure io le penne. Oh mio Dio. Oh, calmati. Calmati, bella. Attenzione, qua c'è un altro, per favore. Grazie, grazie, grazie. Oh, queste hanno delle ossa, penso non possiamo ripararle, che servirà sempre Alan. Infatti, immaginavo. Ce n'era un altro, mi sbaglio, di quelli. Qua. Vieni qua, vieni qua. Dai. Aia. Meglio, fallo meglio, fallo meglio. Fallo meglio. Dai. Ok, grazie, fantastico. Attenzione, penso che abbiamo preso lo stego così. Costruisci, costruisci, costruisci. Veloce! Se ci dà una codata fortissima! E sono morto. Mettiamoci dentro. Vieni, vieni che sono bello. Attenzione, Sara, attenzione. Niente, continua a essere colpita. Vai, vai. Facci la fotina. Facci la fotina. Bellissima. Guarda che bello, questo me lo vendiamo al migliore acquirente. Dio, Dio, Dio. E mo quale devo prendere? Ah, per poco. Ok, questo qua. Veloce, veloce. Non ce l'hai dardi sedativi, però. Oh, no, 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 no. Non mi investirai, non mi investirai. Ma guarda che ciucciotto. Veloce, veloce, ripara prima che ci colpisce con la codata fortissima. Fai il terremoto. Da quello là sopra, oh mio Dio. Lo sono chiamato. No, l'ha rotto. Ah, lo può rompere, maledetto. Aspetta, aspetta. Attenzione Sara, madonna, Sara viene sempre colpita. Oh, oddio, per poco. Vai. Sara fa pure la codata. Vai, perfetto. C'è la fotina. Ciao bella. Una bella foto. Perfetto. Poi dico bella, potrebbe essere davvero bello questo. Perché poi alla fine sussorna. Ecco qua. Al fuoco. Fuoco al campo base. Oh no. Ah no, semplicemente erano... No, l'acqua per espandere il fumo, usa la terra. Sì, ha ragione. Chi ha acceso il fuoco? Ah, lei. Volevo preparare la cena. Esatto. Così era pronta quando voi tornavate. Ah beh, salsicce bagnate, buone. Oddio, che stiamo facendo? Di quello che succede qui. Hai fatto il viaggio in roulotte. Oh, attenzione che arrivano altre persone. I militari della Ingen. Beh, bello, una nave su via che vi serve? Non capisco. C'è scritto Ingen sul fianco sì. dell'elicottero. E non è stato Hammond. Ma perché Hammond manda qui no, questo? Hammond ha mandato solo voi. L'altra squadra non è di Hammond. Ecco qua. Ho libero sbloccato. Ho preso un bel po' di soldini. Vediamo, dovremmo aver sbloccato pure 100% qua, sì. Dai, fammi vedere questo bel 100%. Ecco, vero sopravvissuto. Perfetto, ottimo. Lo ci avrebbe dato un bel po' di minikit in realtà. Che se penso che non bastano per tutto. Vabbè, niente male, i tre comunque. Vediamo che abbiamo sbloccato Eddie Carr. E a Malcolm di Isla Sorna. Bello. Nick Van Owen. Penso pure Sara, a questo punto, esatto. Sara Harding. Carlos, ok.
che però aveva comprato. Esatto. E John Hammond del mondo perduto che va comprato. Ottimo. Vediamo un po'. Qua invece abbiamo preso il Gatherer Isla Sorna, che va sempre comprato. L'osservatore. E il Van Owen. Perché Van significa Van, appunto, la macchina di... Ecco qua, abbiamo preso pure lo Stego. Perfetto, così lo possiamo riusare. Bloccato, va comprato? No, ok, no, no, basta, usiamo l'AM, resti questi non vanno comprati. Vediamo quanto abbiamo preso, tipo 2, penso. Perfetto, ottimo, continuiamo. Ok, perfetto, siamo tipo nella hub del mondo principale con tutti i personaggi. Continueremo la prossima volta la nostra storia su Isla Sorna. Quindi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!